conti davvero per chi? Tu ce l'avevi una carriera, papà, prima di quel terzo fumettone di film. Prima che la gente si dimenticasse chi c'era dietro quel costume da uccello. Stai facendo una commedia, basata su un libro scritto 60 anni fa, per un migliaio di vecchi rincoglioniti bianchi la cui unica preoccupazione è dove andranno a prendersi un caffè o un dolce a fine serata. L'unico interessato a questa merda sei tu. E adesso ammettilo, papà. Qui non c'entra assolutamente niente l'arte. Tu stai facendo questo perché vuoi sentirti di nuovo importante. Beh, lo sai che c'è. C'è un mondo di gente là fuori che lotta ogni singolo giorno per sentirsi importante. Ma per te tutto questo non esiste. Accadono cose nel mondo che tu ignori totalmente. Un mondo che per la cronaca si è già dimenticato da un pezzo di te. Insomma, che cazzo sei tu? Tu odi blogger, ti fa schifo Twitter, non hai nemmeno una pagina Facebook, sei tu quello che non esiste. Stai facendo questo perché è una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. E la sai una cosa? Hai ragione, non conti. Non è così importante, ok? Tu non sei importante, facci l'abitudine. Papà.